del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Intanto desidero salutare con affetto i miei confratelli del sacerdozio, Padre Giovanni di Messina. Abbiamo la gioia di essere qui insieme questa sera. Lo conoscevo per sentito dire da parte di Padre Nuzzo, adesso lo conosco di presenza e in Gesù lo conosco ancora più profondamente. Padre Nuzzo, penso che lo conoscete, è di casa nella nostra comunità per tanti motivi. Poi non so se conoscete quei giovanotti di là, i nostri seminaristi, Benedetto, che ha fatto un tempo della sua vita in mezzo a noi ogni domenica, e poi Salvatore, il grande, anche lui seminarista, devoto di San Calogero, che ci ha accompagnato ancora prima che venisse Benedetto qui, e infine Dante, che quest'ultimo anno ha camminato con noi. Bene, è una gioia grande. Saluto anche tutta la comunità finalese qui raccolta e anche quella che ci sta seguendo per i mezzi di comunicazione. E saluto anche altri fratelli e sorelle di altre comunità, cito solo Mistretta, dove ho visto poco fa amici che ho conosciuto quando ho cominciato a camminare da sacerdote a Mistretta, e ora sono qui a gioire con me, a ringraziare il Signore con me, Mistretta, Sant'Agata e altre comunità. Benvenuti tutti a casa vostra, dove due o tre sono riuniti, lì è la nostra casa, perché lì è Gesù. Il segno esterno della casa è un segno esterno, ma siamo noi la casa di Dio. Accogliamo stasera il Signore, non festeggiamo né me né altri, ma festeggiamo Gesù in mezzo a noi, Gesù sacerdote, Gesù pastore delle anime nostre. Disponiamoci all'Eucaristia, chiediamo prima perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti amiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo, in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio,
fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Seduti ascoltiamo con religioso silenzio la parola del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio l'aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re tra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Amen.
esultano le schiere degli angeli. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino, sussultò di sorella. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelle che potevano ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei vincili del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato i beni affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi. Poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, mettiamoci in ascolto della parola. La parola che è Gesù. Noi sacerdoti siamo la voce, come si dice di Giovanni Battista. Lui è la voce che grida, ma la parola è il figlio di Dio. E questa parola è viva perché è una persona, ed è viva anche qui stasera in mezzo a noi. Facciamo nostro il cantico di Maria: l'anima mia magnifica. Significa rende grande il Signore. A volte noi prendiamo il posto del Signore, cerchiamo la nostra gloria anche nelle cose di Dio, e invece l'anima mia magnifica il Signore. Grande c'è solo Dio, ma grande è una grandezza che non è la grandezza di questo mondo, è la grandezza dell'amore, la grandezza di un Dio che si china verso di noi, che si fa bambino, che si fa piccolo nel cuore della creatura e che cerca casa, dimora nel cuore di ogni creatura. Grandi cose ha fatto in me il Signore, colui che è potente. E allora qual è il nostro dovere? Magnificare Lui, rendere grazie a Lui per tutti i suoi doni: il dono della vita,
vista di lui. In vista di lui. Lui, Gesù, è la chiarezza, il pleroma della nostra vita. Tutti siamo in cerca di chiarezza. Ma che cos'è la chiarezza? A volte facciamo consistere la chiarezza nella carriera, la chiarezza nel sentirci persone brave, che stanno in alto, che sanno parlare, ma la pienezza è nell'essere conformi a Lui. La pienezza è poter dire: non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me. Ecco il Signore che ci crea per amore, e non che Lui diventi il nostro dover essere. Grazie, Signore, per il dono che ci hai dato il giorno del battesimo. Siamo stati immersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Siamo diventati la dimora di Dio, e Lui, Dio, la nostra dimora. In Lui ci viviamo, esistiamo, viviamo, così gli atti degli Apostoli. Grazie del dono della fede. Grazie al Signore di ogni dono di cui arricchisce la vita di ognuno di noi, nella vocazione specifica che Dio affida a ciascuno di noi. Quando si parla di chiamata, tante volte si percepiva la chiamata come la chiamata solo al sacerdozio, ma siamo tutti chiamati, chiamati alla vita matrimoniale, chiamati al sacerdozio, chiamati alla vita consacrata in istituti religiosi, chiamati alla vita consacrata che è stato nel mondo, come tante realtà sono oggi presenti nella Chiesa, chiamati alla vita missionaria, chiamati in quella missione specifica che Dio ci affida, il nostro lavoro, cioè il nostro servizio a Gesù nei fratelli. Per aiutarvi, per guidarvi.
consigliarli, per incoraggiarli, per sentire con loro compassione. Sento compassione di questa folla, dice spesse volte Gesù, e anche il sacerdote è uno che sente compassione, dove vede un dolore fisico, spirituale, morale, dove vede una lacerazione, sento compassione. Ecco, questo è il sacerdote che noi vogliamo essere. Io, Padre Giovanni, Padre Lucio e tutti i sacerdoti vogliamo essere di quelli che sono specializzati nel sentire compassione. E poi il sacerdote è colui che non vive per sé in modo tutto particolare, ma questo vale anche per tutti i battezzati. Vive per Gesù nei fratelli, che sono il suo tesoro. Come diceva San Lorenzo, presentando i poveri, sono il tesoro della Chiesa. Il sacerdote, come anche ogni cristiano, ma lui in modo particolare, deve identificarsi con quello che celebra, specialmente l'Eucaristia, e quando in persona Cristo dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, lo fa in nome di Gesù. A lui può dire la stessa cosa, deve dire la stessa cosa alla Chiesa, ai suoi fedeli, alla sua comunità: prendete e mangiate la mia vita, e per voi prendete e mangiate, io non vivo per me, io vivo per voi. È certo che questo pane che siamo noi deve essere un pane buono, soffice, profumato, nutriente. Ecco, chiediamo questa grazia al Signore, ma la chiediamo non solo per noi, la chiediamo anche per ciascuno di noi. Dobbiamo essere dono di noi. Se siamo dono di noi e viviamo gli uni per gli altri, siamo in quel disegno di Dio che ci aiuta a realizzare il sogno di un Dio fatto uomo, che tutti siano una cosa sola. Lavorare per questo, vivere per questo, soffrire per questo, sì, anche soffrire per questo. La vita di un cristiano, dovunque il Signore lo mette, e quindi anche la vita del sacerdote, non è tutta rose e fiori. A volte è dolore, a volte è spina, a volte è tribolazione, incomprensione, calunnia, cattiveria, ma anche questo va nel candelone dell'amore. Anche questa è una pressione per offrire la propria vita come Gesù. Io quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Quando tu, fratello, sorella cristiana, tu sacerdote, sei elevato da terra, estendi le mani dove non vuoi, come Pietro. Gesù disse a Pietro, in quel momento attirerò tutti a me. La tua vita è dono fecondo, che apporta a Gesù tanti anime, contribuisce alla salvezza di tanti anime, anche se tu non te ne rendi conto. Oggi ho incontrato a gloria di Dio tante persone, tra cui una famiglia questa mattina alla messa delle 9 qui a Santa Rosa, di una comunità qua vicino. Così contenti, grati e anche un po' timidi, mi ringraziamo. L'anno scorso siamo stati insieme un pochettino, e quello che ho detto nel nome del Signore ha segnato la vita di questa famiglia, che non finiva di ringraziarmi, di dire Padre grazie per quello che lei ha fatto per noi l'anno scorso. Io avevo già dimenticato l'incontro con questa coppia, eppure il Signore vede, tu semina con l'amore, col cuore, con la parola, poi non importa se ti rendi conto di quello che accade negli anni. Ogni tanto il Signore dice, vedi, l'anno scorso hai seminato,
se non ci superiamo. L'importante è costruire il regno di Dio. Bene, fratelli e sorelle, adesso continuiamo l'Eucaristia, rendendo grazie al Signore, come dicevo all'inizio, magnificando il Signore e poi ringraziando di tutti i doni che ci ha dato e che ci dà, anche il dono del sacerdozio. E poi diciamo al Signore, come tu, Signore, diventi dono per noi nell'Eucaristia, noi nutriti di te, noi sacerdoti e popolo di Dio, vogliamo essere dono di noi stessi ai nostri fratelli. Perché fratello e sorella che mi ascolti, lo sai quanto vale la tua vita? Tanto da quanto ne fai un dono. E sai quanto è prezioso questo dono della tua vita? Quanto più ti costa, tanto più è prezioso il dono che tu sei. E allora adesso nell'Eucaristia che celebriamo, quel pane e quel vino che porteremo sull'altare ci rappresenta tutti, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, quindi frutto anche nostro, quindi rappresenta anche noi. E nell'Eucaristia quel pane che rappresenta anche la nostra vita diventa Gesù. E nutriti di questo pane possiamo nutrire con la nostra vita, le nostre opere, i nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Preghiamo.
quelle donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della virginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo. Per noi, qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria, per la sua intercessione, cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della patria celeste, preghiamo. Affidiamo al Signore tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle defunti, in particolare tutti i sacerdoti defunti. Preghiamo. Preghiamo per tutte le persone che si raccomandano alla nostra preghiera, per le persone che stanno attraversando dei momenti di prova, di dolore, di qualsiasi genere. Preghiamo. Preghiamo per tutti i sacerdoti, perché siano, secondo i cuori di Gesù, sacerdote, buon pastore. E preghiamo anche per tutte le vocazioni al sacerdozio. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore. Adesso portiamo all'altare anche, portiamo solo una icona che mi è stata regalata dai sacerdoti della comunità ufficialese, i nostri quattro compaesani sacerdoti. Pregate, fratelli e sorelle,
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella gloria del cielo. In lei, primizia e immagine della Chiesa, hai rivelato il compimento del mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, e che resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, i presbiteri, il nostro caro sacerdote, oggi compie 50 anni di sacerdozio, e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti ammetti dalla luce del dolore. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi, San Calogero e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo e coscienti di essere figli dello stesso Padre e fratelli tra di noi, diciamo insieme come ci ha insegnato il Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Andiatevi in nome della pace. Thank you.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai inibiti con i sacramenti della salvezza, fa che per l'intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Volevo ancora ringraziare Signore, la Madonna e tutti quelli che mi sono stati e mi sono vicini. Ho avuto tante telefonate, tanti messaggi e anche tante persone in chiesa qui e anche lì che avrebbero voluto manifestare anche con un abbraccio la vicinanza alla mia persona e per quello che rappresento. Grazie a tutti e a ciascuno. A tutti e a ciascuno. Rinnovo il mio grazie ai segretari presenti, Padre Nunzio e Padre Giovanni, ai seminaristi, il mio grazie al coro, il mio grazie agli operatori dei mezzi di comunicazione, a tutti i custodi, a tutti gli operatori pastorali, le cateviste, eccetera, che in modo veramente encomiabile si sono prodigati perché questa giornata fosse vissuta per la gloria di Dio. Sentimento di grazie. Grazie a tutti e a ciascuno, e anche a quelli che hanno manifestato con un piccolo segno, una telefonata, un dono, il loro affetto.
Cosa resta di oggi? Cosa resta di oggi? Viene previsto un piccolo stare insieme dietro la chiesa, ma abbiamo dovuto sospenderlo per quel motivo che voi conoscete. Resta una cosa, che io continui con la grazia di Dio a essere dono per voi e per tutti, e che voi siate dono di Dio per me e per tutti. Così insieme costruiamo la Chiesa, il corpo di Cristo, e insieme lavoriamo, viviamo, soffriamo, gioiamo per la civiltà dell'amore a cui tutti siamo chiamati a essere collaboratori. Vi do adesso la mia benedizione, invito i confratelli presenti, Giovanni e Padre Nunzio, a benedire l'assemblea insieme a me. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Adesso è finita, andate in grazie. Grazie a Dio.